Ogni anno il Festival di Sanremo catalizza l'attenzione per un'intera settimana di febbraio. Non tutti sanno, però, che la febbre degli addetti ai lavori sale molto tempo prima. Avevo quindi bisogno di un'inviata televisiva da seguire proprio per capire questo fenomeno. E ce l'avevo in casa. Andiamo a Sanremo, facciamo lo scoop. Vedrai. Proprio così, lo scoop. Qui fanno il festival, ma noi oggi siamo al casino, però la conferenza è al casino. Anche se, a memoria, di grossi scoop alla conferenza stampa di gennaio non ve ne traccia. E anche sul taxi. Non sapeva che c'era la conferenza oggi, no? No. C'è invece, e come, la nostalgia che si portano dietro i grandi eventi. Adesso è limitato a 3-4 giorni. Prima, anni fa, mi dicevano i primi 15 giorni prima addirittura si cominciava già a lavorare forte. Beh, gli anni di Tipo Baudo, scusatemi. Senza nulla levare a Carlo, gli anni di Tipo Baudo erano gli anni veri. Anche se qualcuno, a ben vedere, sembra resistere. Carlo Conti. Ogni anno veniamo qua e godiamo lo spettacolo. Conti? Fatto per vederlo. Per loro è giunto il momento, il loro scoop è lo scatto giusto. Ma la foto perfetta non è un'ambizione solo per professionisti. No, la bambina in braccio no. Ok, ma il nostro scoop? Giusto, regola numero uno, coltivare i contatti. Vedete che ci vediamo. Anche i contatti ai piani alti. Dopo voglio andare a salutare Leone. Regola numero due, magari lo scoop esce dalla conferenza stessa, se sai leggere tra le righe. Lo scorso anno avevamo definito la Macedonia con tanti sapori musicali, quest'anno il passaggio è abbastanza simile perché è un mosaico con tanti tasselli, tanti colori. No, la metafora del mosaico non ci regala nulla. Forse però Maddalena Ghenea da straniera sarà meno accorta. Veramente è un'esperienza bellissima per me, è un posto magico. Abbiamo capito, lo scoop, se lo vogliamo, dobbiamo andarcelo a prendere. Facciamo il giro, stiamo dietro a Garco di là. Eccoci, finalmente ci siamo. È molto un gioco, nel senso che Sanremo è un circo alla fine. Io sono cresciuta in un Luna Park, speriamo non ci siano problemi. Beh, abbiamo una battuta, ma è troppo poco e gli uffici stampa lo sanno e ci temono. Emozioni, cosa si aspetta? Noi siamo diversi. Devi amare il tuo ruolo, ecco, e penso che tutto quello che devo fare è amare essere su questo palco e questo non manca perché sono veramente onorata e felicissima di essere qua. Anche qui niente. Allora non ci resta che provare con l'uomo dell'onore e rispetto. È una cosa nuova per me, quindi voglio assolutamente divertirmi. E quindi vediamo. E va bene, i tre co-conduttori non vogliono esporsi, sono appena arrivati. Lo scoop ce lo darà lui, il padrone di casa. Ma sto cercando di preparare un festival simile a quello dello scorso anno per quanto riguarda i sapori musicali. L'ho definito un mosaico. Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Beviti un bicchiere, basta, è finita. Abbiamo lo scoop. Già, lo scoop.